questo momento, aspetto momento. Che il presidente Lombardo non ha alcun riferimento con l'assegnazione dei box che avviene, box al mercato ortofrutticolo Netto Mass, e perché ciò avviene nell'anno 2009 quando presidente era l'avvocato in Grassia, e quindi una gestione antecedente sia a quella dell'ingegnere Ragusa che alla mia, che è l'ultima, che va dal 2010, maggio 2010 fino all'agosto 2012. Qual era l'accusa? Non è che vi fosse un'accusa precisa, si riteneva, da quello che ho avuto modo di capire, che vi erano delle infiltrazioni mafiose nell'assegnazione di questi box, e si pensava che in qualche misura potesse essere compartecipe quella gestione MPA, ma riguarda una gestione precedente, ma non c'è nulla di irregolare, perché vi è stato un bando pubblico, un primo bando pubblico, un secondo bando pubblico andato deserto, e poi la trattativa privata con l'obbligo di trasferire dal vecchio mercato al nuovo MAS quelli che erano gli operatori dell'ortofrutta e del mercato ittico. Chi lo stabilì? Ci fu la parte del Consiglio Comunale che stabilì. Vi è una delibera del Consiglio Comunale del 2002 che pone l'obbligo della chiusura del vecchio mercato con l'obbligo del trasferimento di coloro i quali operavano nel vecchio mercato nel nuovo. Quindi voi avete ribadito che nell'MPA avete avuto un ruolo su questa assegnazione dei box? Assolutamente no, perché risale già circa 2 anni prima la mia gestione.